Cari amici modellisti, dopo le puntate precedenti in cui abbiamo visto l'inizio della porta della Candelaria, oggi proseguono i lavori con la messa in opera di alcuni pali per la linea aerea e contemporaneamente anche un altro pezzo di catenaria. E praticamente il binario, quello il terzo binario che dovevamo fare per ultimo, è completo. Adesso dovremo lavorare parecchio per andare sullo scalo che è servito da diversi scambi sul primo binario e sul binario tronco. Ma il discorso di oggi introduce anche quello che mi è stato chiesto per via email da diverse persone, ossia il materiale dove lo troviamo. Allora, diciamo al nostro cameraman di allargare il campo in modo che così possiamo vedere i materiali. Per quanto riguarda la catenaria, dobbiamo dire che noi ci siamo fino adesso e ci stiamo servendo di prodotti della Wisman, di prodotti della Sommerfeld e poi per i prodotti della Vollmer. E tra le tre ditte, diciamo che la Sommerfeld è quella, la Vollmer è quella meno costosa, subito dopo viene la Sommerfeld e per ultima la Wisman. La Wisman, al contrario, è la casa con i pali più convenienti, la Sommerfeld costa di più. Per quanto riguarda i pali ci siamo serviti di pali Wisman, che sono quelli che a mio giudizio sono quelli più economici. Poi abbiamo comperato i pali da questa ditta, è una ditta toscana, e poi altri pali da questa ditta. Naturalmente questa ditta qui fa solo pali singoli. I pali a 2 e a 3, diciamo 2 o 3 di queste postazioni per i fili sono a richiesta e devono essere costruiti, mentre questa ditta qui fa pali sia per una linea aerea, per due, per tre, fino ad arrivare a sei linee. Va detto che anche la Wisman e la Sommerfeld fanno pali per linee multiple, linee parallele, però il discorso qual è? Che stiamo aggiustando un attimo, che era tutto storto. Il discorso è che vengono a costare molto di più di quelli nostrani. Infatti andiamo a vedere alcuni esempi. Questi tralicci per tre linee parallele che abbiamo messo nella stazione B sono della Wisman e naturalmente costano molto, vengono intorno ai 45-50 euro. Se si pensa che in questa stazione ce ne sono tre, il discorso è che questi tre tralicci a tripli ne sostituiscono tre doppi più tre pali singoli, il cui costo era superiore.
oppure 3, 3, 6, 3, 9 panni singoli che venivano a costare in pratica uguali, solo che davano una maggiore complessità alla linea. Gli altri pali che vediamo qui in questa stazione sono quelli della Wissmann, che sono di tipo tedesco. Il tipo tedesco è molto più facile per posizionare la catenaria, mentre quelli di tipo italiano delle due ditte che abbiamo visto prima hanno i braccetti molto più esili e più fragili, e bisogna stare molto attenti per evitare rotture e deformazioni. Inoltre, la catenaria è più difficile da inserire nei pali di quelle due ditte.